Amiche mie, buongiorno. Oggi vi faccio vedere una bella crostata, però un po' particolare. Ma vi faccio vedere, io ho già fatto qua la pasta frolla, questa già la troverete sulla cucina di Francuzza, la ricetta. Ok? Quindi qua ci ho messo io mezzo chilo di farina bianca, ho messo 250 g di strutto, quindi poi ho messo 200 g di zucchero, la scorza di un limone, due uova. E quindi abbiamo impastato tutto e poi l'ho messa a riposare una mezz'oretta nel frigo. Quindi adesso è già pronta, quindi andiamo a fare la crostata di marmellata. Ok, amiche mie, vai. Mettiamoci al lavoro. Mettiamoci. E allora, prendo un po'. Qua. La riscaldo, con le mani. Un po' di farina sotto il mattarello, metto un po' di farina sopra, ecco. E la vado a stendere. La voglio fare un po' più particolare sta crostata, eh? Mo vediamo che cosa esce. Ecco, poi prendo uno stampino e vado a fare le forme così, vedete? Facciamo dei cerchi. Ecco, ricaviamo tanti dischetti. Quindi questa poi la rimpastiamo di nuovo. Ma intanto vi faccio vedere che cosa combino. Allora, vado a prendere la marmellata. Io questa, vedete, l'ho aperta e ce le ho smezzate queste marmellate, quindi allora questa è frutti di bosco perché io l'ho utilizzata anche l'altro giorno, ne ho fatto una, però adesso questa qua che cosa facciamo? Buttiamo? No, questa è quella di Nespole che io l'ho aperta, quindi abbiamo un po' di frutti di bosco, un po' di fragole e un po' di albicocche, di nespole. Quindi chiudiamo le punte. Vado a chiudere le punte così. Vedete? Così. E vado a riempire. Ecco qua. E mettiamo la marmellata dentro e me le vado a aggiustare qui dentro alla teglia con la carta forno, mo le appoggiamo tutte quante e poi vi faccio vedere. Non è una bella idea quando vi rimangono le marmellate semiaperte? Possiamo fare la pasta frolla così, ecco. Mettiamo la marmellata. Un Chiudiamola, facciamo così a barchetta. Vedete? La appoggiamo nella teglia. E così facendo. Chiudiamo i bordi. Sì. Ecco. Adesso ci mettiamo un po' di quella di fragole. Così, se vi rimangono le marmellate aperte, potete fare pure sto giochetto qua. Ecco.
così almeno utilizziamo le marmellate e non buttiamo niente. Chiudiamo i bordi, mettiamo la marmellata dentro, ecco fatto. No. Vedi, io me le vado ad aggiustare così, così, ok? Quindi poi io intanto già ho acceso il forno 180 gradi, 35 minuti di cottura. Così. Le punte dobbiamo chiudere qua, qua da un lato e dall'altro, e consumiamo la marmellata che sta già aperta, ecco qua, vedete? Quindi poi rimane la pasta e la andiamo di nuovo a stendere e continuiamo finché non finiamo tutta la pasta. A me questo trucco un amico mio me l'ha detto, ho detto: Francuzza, fai così quando ti rimane la marmellata, non la buttare, perché è peccato, no? Perché con una che faccio la, non la voglio nemmeno mischiare. Ecco fatto, così. E allora andiamo a formare gli altri cerchi, così. Ecco fatto. Chiudiamo i bordi da una parte e dall'altra e adesso mettiamo la marmellata dentro. Poi comunque ve le faccio vedere cotte. Sapete che io, ecco qua, una bella idea, no? È proprio una bella idea. È proprio una bella idea. Che tu poi te ne prendi uno di questi, uno, due, te lo mangi. Come vai? Sa com'è l'import-export. Non stiamo mai tranquilli. D'accordo. Ma sono davvero deliziosi comunque, cioè è proprio una bella idea mi ha dato questo amico mio. Guardate, guardate che meraviglia, eh? Questa mancanza la mettiamo così. Ok, amiche mie, poi faccio vedere, comunque il concetto l'avete capito, poi vi faccio vedere dopo il proseguimento. Allora amiche mie, guardate che bella, che belle cose, che bella fantasia la Francuzza. Quando vi mancano, vi rimangono le marmellate, fate così, vedete che buona, questa adesso io la vado a infornare 180 gradi 35-40 minuti, poi quando vedete che si sono fatti ben colorati i bordi,
potete spegnerli, facciamo raffreddare e poi ve li faccio vedere cotti, ok? Un bacio con il cuore, ciao!